Siamo qui all'interno dell'auditorium di Scampia, un evento importantissimo, ancora una volta per fare memoria, memoria per Antonio Landieri, vittima innocente di crimine d'età. Io sono con Anna, sua cognata, la moglie di Giuseppe, il fratello che era con lui quella sera, quando Antonio era semplicemente a giocare un calcio balilla con gli amici in attesa di andare a mangiare una pizza con suo fratello, e un comando di coinvolgimento nella faida di Scampia, che dal 2004 al 2006 ha fatto un sacco di morti, sparò all'impazzata. Tutti riuscirono a scappare e furono soltanto feriti. Antonio, purtroppo, per una sua disabilità provocata al momento della nascita, non poté scappare. Proiettili di rimbalzo sull'asfalto lo ferirono a morte. Oggi siamo qui, Antonio profuma di vita, più vivo che mai, un premio, dei premi verranno consegnati ai giornalisti che svolgono il loro lavoro tra mille difficoltà. Che cosa significa raccontare e conoscere Antonio pur non avendolo conosciuto mai? Allora, Antonio, come dicevi tu, profuma di vita. La cosa bella è proprio questo, che di solito dopo la morte uno si aspetta chissà che cosa ci sia o cosa non. Io penso che Antonio non sia morto, Antonio è vivo attraverso la memoria che tutti i giorni si fa, l'impegno, attraverso i racconti della sua famiglia, quegli occhi così allegri quanto parlano di Antonio, che ne parlano come se Antonio stesse sempre qui accanto a noi, perché noi non vogliamo parlare di Antonio come una persona morta, noi vogliamo parlare di Antonio quel ragazzo che è sempre stato semplice, quel ragazzo che nonostante la sua disabilità amava la vita, e noi sono sicura che ancora oggi la ama. Un tributo alla musica, perché è giusto che in queste cose drammatiche la musica ci accompagna a sorridere, a dare un incentivo a fare memoria. Memoria oltre che per Antonio e per tutte le altre vittime innocenti, ci tengo a sottolineare, perché oltre ad Antonio innocentemente sotto questi colpi di commando sono cadute tante altre persone. E oggi diciamo che grazie a tutti i giornalisti che svolgono il loro lavoro, grazie a questi musicisti che ci omaggeranno della loro musica, noi rendiamo omaggio a queste persone. Ci sono passati un attimo davanti, vabbè, è la foga dell'organizzazione, verrà registrato, ma paradossalmente al momento siamo noi qui, veramente siamo qui, tanti nel giornalisti. Siamo nel pieno, diciamo, dell'organizzazione, nel vivo. Farlo qui all'interno di un quartiere che da tutti è ritenuto a rischio, noi ci camminiamo tranquillamente e ci viviamo. Ci sono le difficoltà, ma né più né meno di come tanti quartieri. Antonio ha continuato ad amare il suo quartiere, e so che quando Raffaella, la mamma, disse: Antonio, se vuoi ce ne andiamo da qui, lui disse: no mamma, dobbiamo mantenere la nostra casa, anzi la dobbiamo ristrutturare, perché se ce ne andiamo noi significa che hanno vinto loro. Sì, infatti Antonio non voleva abbandonare la sua casa, infatti dopo quello che è successo la mamma ha fatto il pensiero di andare via, perché il dolore era troppo grande, ma per Antonio sono rimasti, perché andare via sarebbe come dare adito a quelle persone che l'hanno discriminato, che l'hanno buttato nel fango, a dire allora era vero, lui quella sera c'entrava, invece Antonio non aveva nulla a che fare. Anna, tu stai dicendo una cosa importante, la cosa più brutta dell'uccisione, il dolore nel dolore: Antonio fu ritenuto un narcotrafficante, un ragazzo che a stento poteva camminare, fu ritenuto un grosso narcotrafficante, e i suoi funerali furono blindati come il peggiore dei camorristi, addirittura i suoi cugini non poterono partecipare. Questa è una cosa che solo il tempo e la ragione ha riscattato, ma è stato un segnale brutto per quei giorni, quindi un ulteriore dolore che la famiglia Landieri ha dovuto subire. Queste sono cicatrici che purtroppo non vanno via, sono indelebili, perché sì, come dicevi, purtroppo Antonio, dopo tutto quello che ha passato la famiglia, è stato descritto come un camorrista, e gli hanno fatto anche funerali da camorrista. Proprio lui che se avrebbe potuto fare un passo in più si sarebbe salvato. Lui dicevano addirittura che faceva il corriere avanti e indietro, un corriere di droga, lui che non si è potuto salvare proprio perché non camminava bene, e quindi questa è la cosa peggiore che hanno potuto fare di Antonio, ecco, la discriminazione. Oggi noi siamo qui proprio per non dare adito a queste discriminazioni, noi siamo qui perché vogliamo dare un segnale forte che bisogna lasciare da parte le discriminazioni, andare oltre a quello che c'è, oltre l'apparenza. E allora, oltre ogni apparenza, qui dall'Auditorium Scampia
con Anna, cognata di Antonio Landieri, con la famiglia Landieri, con tanti rappresentanti delle vittime innocenti stasera qui presenti, c'è la famiglia Scamardella, ci sono i genitori, Rosaria Evangelista, la mamma di Gigi Sequino, Vincenzo Castaldi, il papà di Paolo, c'è la famiglia genitori, la mamma di Gianluca Scimminiello, c'è Carmen Del Core, sorella di Daniele, c'è Lucia Montanino, sì, moglie di Montanino che fu assassinato, fu Francesco Clemente, figlio di Silvia Ruotolo, che racconterà che cosa significa fare la memoria da 21enne, così come all'epoca a 5 anni si trovò per mano la mamma quando fu assassinata. Questi morti ci appartengono e io ci tengo a dire una cosa, io ringrazio voi del comitato che avete deciso di assegnare un premio anche a me, che sono con ROTV Italia, che ho fatto una scelta. E ci tengo a dire una cosa, noi non dobbiamo mai girarci dall'altra parte, perché queste morti sono state anche causa nostra, che non abbiamo saputo fare veramente il nostro dovere, essere al nostro posto. Quindi essere al proprio posto come loro, sì, dobbiamo far sì di esserci, perché così non permetteremo mai ai loro, ai camorristi, di vincere, e devono continuare a essere dalla parte sbagliata che non ci appartiene. Grazie Anna. Stasera sempre qui dall'auditorium di Scampia, sono con Luigi Concilio e Raffaella Landieri, la mamma di Antonio. Luigi, un'organizzazione splendida, il giusto modo di fare memoria. Io vivo una grande emozione perché spesso vengo qui a Scampia, per me camminare per Scampia è come camminare per qualsiasi altro quartiere, e c'è tantissima bella gente come voi che avete organizzato lo sportello Antonio Landieri e questa serata che serve a fare memoria, la giusta memoria, con la musica, con il giornalismo, quello della giusta informazione, per fare memoria di chi purtroppo è perito per mano di una camorra pur non c'entrandoci. Sì, vabbè, una serata splendida questa organizzata da Stefania Landieri. Noi, io e l'assessore Ferrara, siamo stati solo un appoggio per lei, ma in realtà ha organizzato tutto quanto la sorella di Antonio. Ebbene sì, una serata appunto proprio all'insegna della legalità, una serata all'insegna della cultura, una serata all'insegna di una speranza, di un futuro, che tutte queste cose non debbono più accadere. Questo è il nostro obiettivo, e di Stefania soprattutto. Raffaella, la mamma di Antonio, una donna che ho conosciuto molti anni fa, che mi ha accolto a casa sua e con la quale insomma è nato un rapporto di amicizia, e mi ha insegnato tante cose. Soprattutto Raffaella mi ha insegnato che cosa significa avere una grande dignità quando ti offendono un figlio, quando cercano di sporcarne, infangarne l'immagine, mentre invece Antonio era semplicemente un ragazzo che, non potendo giocare con i piedi, giocava al calcio balilla. Antonio era un ragazzo solare, anche se sono passati 11 anni, è come se fosse il primo giorno che ci manca. Certo. E oggi è una bella giornata per Antonio, perché dopo 10 anni abbiamo ottenuto quello che volevamo. E devo ringraziare Luigi, il presidente della municipalità, i nostri familiari delle vittime innocenti, e te specialmente, che sei stata vicino a tutte le persone che ci sono state vicine in questi momenti. Io ringrazio tutti, senza di loro, con i familiari secondo me eravamo perduti, però incontrando loro siamo diventati un'unica famiglia, anche se nella sfortuna, nel dolore, e comunque ringrazio tutti per quello che... Guarda, non ho parole perché sono... Noi ringraziamo te, ma soprattutto voglio salutarvi così. A parte col fatto che voglio venire spesso allo, sì, sportello, voglio insomma fare la mia parte, sì, come giusto che sia. Però mi piace immaginare che stasera qui ci sono tutti. C'è Antonio, con Gigi, con Paolo, c'è con Gianluca. Sì, Gianluca. Sì, che ha invitato tutti a tutti, sì, a Silvia, a Gaetano, a Daniele, a tutti quanti. E poi permettetemi di dire, io non so se potrò... Vi ringrazio per il premio che mi avete assegnato, non so se potrò dire una parola, lo dico qua, io lo dedico alla mia famiglia che ha fatto sì che io fossi così, sì, e mi ha permesso di conoscere queste persone splendide che siete voi, ma lo voglio dedicare soprattutto a tutte quelle vittime innocenti di cui ancora purtroppo non, sì, si conosce il nome, sì, quindi una famiglia immensa che vive ancora nell'oscurità, quindi auguriamoci che non ce ne siano nuove, ma che quelle che purtroppo ci sono ancora, restino e basta. Qui dall'auditorium ringrazio Raffaella Landieri, Luigi Concilio, dell'invito, della partecipazione di tutti, e godiamoci questa bellissima godiamoci questa serata. Grazie. Grazie. Dall'auditorium di Scampia, un quartiere che stasera profuma di vita, di luce, di musica, di passione, sono con Angelo Pisani, presidente della municipalità.
una serata all'insegna della memoria e dell'impegno ricordando Antonio Landieri. Sì, un quartiere che tutti i giorni in profuma di vita, illuminato dal sole e soprattutto dalle potenzialità dei giovani di questo territorio. Questa sera in onore, in omaggio, in memoria di tutte le vittime innocenti, ricordando Antonio Landieri, perché la positività, la cultura, la socialità, la musica insieme allo sport sono i binari che dobbiamo percorrere per un futuro migliore e per una società sana. Molti hanno sfruttato questo territorio per affari cinematografici, per comunicazione, noi invece vogliamo mettere in risalto, a volte sbagliando, sono, insomma, creando un'esagerazione, spesso sbagliando, creando dei pregiudizi nella collettività, perché gli esperti, le persone adulte sanno digerire e sanno anche fare un'analisi delle scene e delle immagini che vedono in TV. Ci sono i giovani che purtroppo invece molto spesso sono vittime di fenomeni di emulazione e non sanno analizzare e considerare tutto quello che vedono. Questi andrebbero educati e non dovrebbero diventare vittima di quei film sul male che purtroppo fanno più male che bene, quindi fanno bene nelle tasche di qualcuno ma fanno male nella collettività. Tant'è vero che abbiamo visto negli ultimi anni il proliferare di baby gang e di una criminalità diffusa figlia proprio di quei film. Noi oggi invece dobbiamo ricordare i valori, dobbiamo essere un esempio positivo per i giovani, dobbiamo far sì che questo teatro stasera, come tutte le sere, sia sempre una palestra di vita, una palestra di valori, e che anche i sacrifici, le tragedie siano un momento di riscatto e di stimolo a migliorarci tutti quanti insieme. Allora, ringraziandone questa bellissima serata, io le chiedo, cerchiamo di farne molte di più. Noi cerchiamo di farne tutto di più, invitiamo la gente, le scuole, le associazioni a utilizzare queste strutture pubbliche, perché questa è casa loro, e quindi a far sì che ogni sera si possa generare cultura e socialità. Grazie. Anna Copertino, infine, per la sua grande professionalità, quanto sono importanti eventi come questo? Come li racconti? Come la racconti una serata come quella di questa sera? Innanzitutto buonasera e voglio ringraziare la famiglia Landieri e tutti i familiari del coordinamento campano vittime innocenti di criminalità, perché mi hanno permesso di entrare a far parte un po' della loro famiglia e del loro dolore. E serate come queste intitolate ad Antonio sono importantissime, soprattutto in un quartiere quale quello di Scampia, troppo spesso bistrattato, mentre invece ha dei figli meravigliosi come loro e tanti altri che io conosco. Voglio ringraziarli e dedicare questo premio, che per me ha una doppia valenza, per l'affetto, per il riconoscimento, per quello che cerco di fare nella maniera più semplice stando tra la gente, soprattutto a tutte le vittime innocenti di cui ancora non si conosce il nome, sono tantissime. Quindi, detto questo, impariamo tutti a fare memoria e a non essere omertosi. Grazie. Grazie per il tuo esempio.